Allora, NEARC significa New Scenarios for Archaeology. Il progetto è costituito da una serie di azioni, di attività. Ad esempio, abbiamo fatto un'indagine statistica rivolta sia a un pubblico generico, sia ai politici, per capire esattamente appunto qual è sia il loro livello di conoscenza dell'archeologia, dei problemi che suscita, sia anche che cosa ne pensano. L'obiettivo del progetto, ricordo, è appunto quello di arrivare a tracciare una mappa della percezione dell'archeologia per le comunità europee, e anche però presentare delle soluzioni che ne aggiornino gli strumenti e la rendano sostenibile, l'archeologia e le sue attività, i cantieri che occupano le nostre città nel lungo periodo. Ho parlato di comunità perché in realtà noi ci rivolgiamo sì ai cittadini europei, ma in un senso più ampio, perché esistono anche i nuovi cittadini, gli immigrati, che quindi hanno nei confronti del nostro passato, quindi con l'oggetto dell'archeologia stessa, un rapporto diverso da quello che possiamo avere noi, più complesso ma ugualmente importante, anzi forse ancora più importante, per i quali però va fatto uno studio diverso per quanto riguarda i concetti di appartenenza o di identità, che di per sé è un concetto, come sappiamo, fortemente ambiguo. Un'altra delle attività di NEARC, quella che è più direttamente coordinata dall'Istituto Beni Culturali, è un concorso internazionale, Your Archaeology, attraverso il quale tutti sono invitati a raccontare la propria idea dell'archeologia attraverso un disegno, un video o una foto. Ovviamente siete invitati tutti a partecipare, il termine è il 31 luglio, le opere selezionate faranno parte di una mostra itinerante che girerà per l'Europa, e ci saranno anche dei premi per i vincitori, c'è anche una categoria per i più giovani fino ai 12 anni. Seguiteci quindi sia sul sito del progetto NEARC sia sul sito di IBC, e non garantiamo di farvi diventare Indiana Jones, però di raccontarvi, di spiegarvi alcuni aspetti di questa disciplina che in fondo fa parte della vita quotidiana di tutti noi.